Voliamo negli Stati Uniti perché andiamo a trovare il vero e proprio re del rock and roll. Chi non ascoltare se il vero, se non il vero re? Il vero re, amici cari, è Little Richard. Lui ha raccontato che la Sally della canzone Long Tall Sally era esistita davvero. In poche parole, era una donna brutta che beveva dalla mattina alla sera. Asseriva lei per curarsi da tutti i mali. Beh, va bene, pensate che questo fenomenale artista scrisse giovanissimo canzoni del calibro di Long Tall Sally, appunto, Good Golly Miss Molly, Tutti Frutti e molte altre, mentre lavorava come lavastoviglie umano, cioè lavava i piatti, ecco, pensate un po', nella stazione di autobus a Macon in Georgia. Quindi pensate, per lui il sogno musicale che cosa poteva essere? Cambiare vita totalmente. Lui ci riuscì, divenne veramente un personaggio grandioso, uno dei veri miti della music rock and roll. Allora ci ascoltiamo appunto Long Tall Sally, ricordando due rifacimenti nobili, quello dei Beatles e anche quello dei Kings, perché fu il loro primo 45 giri. Però first of all, prima di tutti, Little Richard. Gonna tell Aunt Mary about Uncle John. He claim he has the misery, but he having a lot of fun. Oh, baby, yeah, baby.